La città di San Camillo dell'Ellis ha ospitato la giornata del malato promossa dall'Unitalsi. Accompagnati da familiari e volontari dell'associazione, fondata più di 100 anni fa per i pellegrinaggi al santuario Mariano di Lourdes, 250 malati si sono ritrovati insieme per un momento di preghiera. L'iniziativa è stata accolta con entusiasmo dall'amministrazione comunale di Bucchianico, l'assessore Aurelio Bigi. Il comune di Bucchianico è onorato di aver avuto la visita da parte dell'Unitalsi diocesana, una nutrita presenza. Il fatto che sia a Bucchianico è un motivo per noi di soddisfazione particolare. La città natale di San Camillo, il fondatore di una nuova concezione di intendere la sanità. Stiamo sulla fine del 1500, inizio 1600. San Camillo diede le sue regole per gli ospedali, per il funzionamento degli ospedali, e riuscì a concepire, ecco, proprio l'assistenza per l'ammalato. Doveva essere proprio come una madre avrebbe curato l'unico suo figlio infermo, e questo anche a costo della propria vita. Ecco, questi sono i pilastri essenziali di San Camillo. Ci fa piacere che il nostro santuario sia ricordato anche per questo. In una terra, qual è la nostra regione, travolta dagli scandali e sommersa dai debiti legati alla sanità, è sempre una buona notizia sapere che c'è chi offre il proprio tempo e le energie per il prossimo. Emilio Colonna, responsabile Unitalsi, Chieti Vasto. Noi qui siamo presenti con vari volontari, malati e pellegrini e cerchiamo di farci prossimi a chi soffre. Oggi è l'ultima giornata e si sta per concludere l'anno e speriamo che anche l'anno prossimo ci siano più possibilità di fare più giornate come queste.